E a tutte. Benvenuti e benvenute. Allora, questo pomeriggio all'interno di una straordinaria rassegna che è Biennale Democrazia, affronteremo una questione che è legata appunto, come avrete letto, alle famiglie monocrome e alle famiglie arcobaleno. Abbiamo tre illustri esponenti, diciamo che ci illustreranno in un percorso interessante che cosa sta dietro a queste due parole. E partirei subito, perché poi i tempi sono abbastanza contingentati, con Giorgia Serughetti, che insegna filosofia politica all'Università di Milano Bicocca. E ha scritto un sacco di libri e collabora come editorialista con il quotidiano Domani. E la prima domanda che farei a Giorgia ha a che fare con l'inizio di questo percorso, ovvero quello di cui stiamo parlando e parleremo ha a che fare certamente con lo sforzo che molti e molte di noi fanno quotidianamente rispetto al raggiungimento di alcuni diritti che non solo noi consideriamo mancanti nel nostro paese. Poi scopriremo che insomma anche in altri paesi non se la passano tanto bene, ma forse un pochino meglio di noi. E quindi partirei con la domanda secondo la quale, una domanda importante direi, secondo la quale come questi due temi che poi si possono anche raggruppare, incidono sul concetto di democrazia, perché noi viviamo, il nostro paese è fondato su una democrazia parlamentare, però il concetto di democrazia è un concetto che al suo interno dovrebbe raccogliere tutta una serie di istanze. E anche risolvere quelle che ancora non sono risolte fondamentalmente. Quindi lascerei la parola a Giorgia Serughetti che ci parla di, appunto, di come iniziare questo percorso. Grazie, buonasera a tutti e a tutti. Sì, io parto dalle famiglie monocrome allora, anche perché le nostre altre illustri ospiti, diciamo, parleranno sufficientemente delle famiglie arcobaleno, ma ne voglio parlare nel senso ovviamente non sociologico di cosa sono queste famiglie monocrome, ma piuttosto del modello, no? Il modello di famiglia cosiddetto tradizionale, quindi della famiglia formata da un uomo e una donna, orientata alla riproduzione eterosessuale. Cioè, quello che mi interessa è sottolineare ovviamente la normatività, no? Di questo modello. La normatività di questo modello è, cioè, quello che rende così difficile, no? Ancora oggi riconoscere la legittimità di altri modelli, di altre esperienze, di altre forme che possono prendere certamente le relazioni tra adulti, ma anche l'amore tra genitori e figli, che forse è quello di cui oggi parleremo di più. Se noi pensiamo alla famiglia, attraverso una definizione che rimanda forse alla sua etimologia, no? Che è quella della casa, quindi come coloro che vivono insieme, no? Che condividono uno spazio, un'abitazione, noi sappiamo oggi da decenni di studi storici, antropologici, che quello che è il senso comune, ma anche la legge in molti paesi del mondo, incluso il nostro, considera l'unico modello possibile di famiglia, è in realtà del tutto relativo, contingente, storico, no? Sappiamo che culture diverse organizzano. Oh, c'è una famiglia che deve intervenire. Povero. Niente di grave. Niente di grave. No, dicevo, sappiamo che ci sono culture che organizzano in modo differente, no? Le relazioni amorose familiari, sappiamo anche che quello che noi chiamiamo appunto il modello naturale di famiglia in realtà è un prodotto storico, no? Anche per la nostra tradizione, un prodotto degli ultimi secoli. Questa consapevolezza della contingenza, della variabilità dei modelli familiari, insieme alla constatazione che semplicemente altre forme di famiglia esistono, sono tra noi, è quello che sostiene gli sforzi sia del femminismo, sia... ditemi se si sentono, perché ho... No, il tuo si sente poco. Si sente poco, no? Perché mi sembra che gracchi, ma io lo tengo più vicino.
Questo tipo di appunto consapevolezza e constatazione è quello che sostiene gli sforzi sia del femminismo, diciamo, degli ultimi decenni, possiamo dire anche dell'ultimo secolo, e sia oggi sempre più dei movimenti LGBT per modificare le relazioni familiari e per riconoscere nuovi modelli di famiglia. Al contempo, contro questo invece movimento di cambiamento, quindi trasformativo, si muovono le forze conservatrici, quelle che appunto si riconoscono principalmente, si trovano rappresentanza principalmente nelle forze della destra politica e in quella religiosa, e che oppongono a quest'idea di modelli contingenti di famiglia invece un appello alla natura, no? Tratti antropologici fondamentali, essenziali, in parte radicati nella biologia, oppure in una seconda natura, no? Che è altrettanto immutabile in questa visione, che è quella delle consuetudini, delle tradizioni, della forza del passato che deve prevalere sulla mutabilità del presente. E in questa difesa di una concezione fortemente normativa, prescrittiva delle relazioni di genere, sessuali, familiari, vediamo che vengono portate a coincidere biologia, cultura e diritto. E a coincidere attraverso il richiamo a un ordine che è metafisico, extrastorico ed eterno. E in questi, negli ultimi anni mi è capitato di incontrare questo documento che secondo me è particolarmente rappresentativo di quello che sto dicendo, un documento di una rete europea conservatrice, ultraconservatrice, che si chiama Agenda Europe e che si chiama Ripristinare l'ordine naturale. Questo naturalmente loro si oppongono a contraccezione, divorzio, aborto e ovviamente a riconoscimento dei diritti delle persone LGBT, e dicono c'è una legge naturale che la ragione umana può discernere e comprendere, ma la volontà umana non può alterare questa legge naturale, è quella che il diritto, diciamo, positivo non deve far altro che recepire e applicare. Chiaramente molto vago cosa sia questa legge naturale, il richiamo è largamente a un dettato religioso, però al di là della vaghezza, su questo terreno della difesa di un ordine presunto naturale sappiamo che oggi i movimenti ultraconservatori giocano forse la partita più grande. E per vincere questa partita, no? Per giocarla fino in fondo, chiamano a raccolta il senso comune, quello che sentite continuamente chiamare buonsenso, no? Dai leader populisti, oppure fanno appello alla scienza, quella che loro chiamano la scienza oggettiva, perché c'è la scienza vera e c'è quella falsa, no? La vera scienza, quella che va a conferma dell'ordine naturale, e vanno a screditare invece tutti quei saperi che considerano invece frutto di una manipolazione ideologica, quindi i saperi falsi. Tra questi saperi falsi ci sono gli studi di genere, ci sono gli studi sulla sessualità, cioè quegli studi che da alcuni decenni vivono, crescono all'interno delle nostre università, anche all'interno di luoghi non universitari, e contro cui l'offensiva della destra è fortissima, in particolare nei paesi dell'est Europa. Voi sapete la cancellazione dei programmi sugli studi di genere che ha fatto Orban in Ungheria, sapete che in Polonia c'è una grandissima offensiva contro le appunto contro studiose, ricercatrici, ricercatori che si occupano di questi temi, ma in fondo anche nel nostro paese non ce la passiamo benissimo, a momenti diciamo ci sono poi cancellazioni di eventi, grosse offensive, insomma, quindi il tema vive anche fra noi. Ora, chiaramente gli ultraconservatori sono voci estremiste, no? All'interno di questo dibattito sulla famiglia, però hanno un forte potere di condizionamento e anche di ostacolo a tentativi di modifica normativa. E infatti nel nostro paese nel 2016, quando si discuteva la legge sulle unioni civili, il movimento che si chiamava In difesa della famiglia, difendiamo i nostri figli, eccetera, non ha impedito l'approvazione della legge che è andata in porto, ma come sapete bene ha ottenuto lo stralcio di un articolo importante, che era l'articolo 5 sullo stepchild adoption, che ovviamente riguarda molte cose di cui parleremo oggi. Quindi sì al fatto che due persone dello stesso sesso si uniscano in un'unione civile, ma sempre in un'unione di serie B, mi raccomando, doveva essere rigorosamente distinta dal matrimonio, ma no alla possibilità di creare delle relazioni, quindi di riconoscere quelle relazioni che, ripeto, già esistono tra genitori e figli. Insomma, alla fine questo appello alla natura ha l'effetto di negare il riconoscimento alle esperienze che non si allineano a questo modello, decretare l'invisibilità sociale e giuridica delle famiglie arcobaleno, di cui parleremo, e sancire quindi l'esclusione da una vasta gamma di diritti, con una discriminazione che colpisce gli adulti, ma che colpisce anche i bambini, proprio quei bambini che i difensori della famiglia dicono vanno protetti, no? Dal nostro egoismo, ma di questo parleranno più
le altre presenti. Quello che mi interessa sottolineare, così rispondere alla domanda di Alessandro, è che qui la posta in gioco nel riconoscimento e non riconoscimento delle diverse forme familiari è l'uguaglianza, e proprio per questo è un tema cruciale per una riflessione sulla democrazia come quella che facciamo in questa sede. L'istanza d'ordine che fa appello alla natura, io credo debba essere definita antidemocratica, che rappresenta una reazione a una rivoluzione democratica che si è compiuta negli ultimi decenni con l'entrata, l'ingresso nell'agenda politica delle nostre democrazie di temi come i ruoli familiari, i diritti delle donne, i diritti delle minoranze sessuali e la partecipazione diretta di questi soggetti alle decisioni, no? Su questi diritti. Questa rivoluzione democratica ha accompagnato, ma anche promosso, stimolato quel processo di secolarizzazione delle società europee, tale per cui queste materie, no, genere, sessualità, famiglia, sono divenute oggetto di politiche pubbliche, quindi sottratte in qualche modo a un campo, diciamo, al solo campo della morale e della religione, no? Quindi effettivamente trasformate in oggetto di dibattito e quindi in un terreno di cambiamento possibile. Ancora una volta, appunto, ribadendo il punto iniziale, se si estende la logica democratica all'ordine di genere della sessualità, si sancisce anche il carattere, appunto, storico, no? di questi ordini del discorso. Eric Fassin, un sociologo che appunto lavora su questi temi, utilizza questa diciamo, espressione di democrazia sessuale, che trovo molto adeguata a parlare di quello di cui parliamo oggi, intendendo non tanto con questo un regime politico, cioè una declinazione possibile della democrazia, ma una società democratica che, lui scrive, pone se stessa alle origini delle proprie leggi, delle proprie norme in questa materia della sessualità, della famiglia, cioè quindi rinuncia a fondare il suo ordine sulla legittimità di verità trascendenti, cioè Dio, la tradizione, la natura, ma accetta di fondare queste verità su valori immanenti, l'ordine delle cose, cioè non è dato, siamo noi che lo istituiamo, no? Questo è appunto il terreno profondamente democratico in cui si radica questo tipo di trasformazione. E se guardiamo un caso quasi di scuola, insomma, come la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sul riconoscimento del diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso, troviamo esattamente scritto questo tipo di spostamento, di passaggio. Cioè si legge che molti che ritengono sbagliato il matrimonio tra persone dello stesso sesso giungono a questa conclusione in base a rispettabili premesse religiose e filosofiche, che qui non vengono screditate. Ma quando quella sincera, personale opposizione diventa legge o politica pubblica, la conseguenza inevitabile è dare legittimità da parte dello Stato ad una esclusione che immediatamente svaluta e discrimina quelli che vedono negata la loro libertà. In base alla Costituzione, le coppie formate da persone dello stesso sesso chiedono, per quanto riguarda il matrimonio, lo stesso trattamento delle coppie eterosessuali, e negare questo diritto porterebbe a screditare o sminuire le loro scelte. Cioè, in questo passaggio di quella sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti si vede proprio come il paradigma matrimoniale viene ricostruito con riferimento all'eguaglianza delle persone, quindi liberato da quelle invece pretese teologiche, no? O anche naturalistiche di quell'ordine naturale che dicevamo, che invece lo tratterrebbero, no? All'interno di un altro ordine che non è per l'appunto democratico. Questo significa, concludo, credo di aver anche esaurito il mio tempo, che la negazione di diritti per le coppie omosessuali, il disconoscimento della genitorialità di genitori omosessuali, la negazione a figli di coppie omosessuali degli stessi diritti, no? degli altri bambini sono un problema della democrazia, ed è molto importante che questo tema, credo grazie a Michaela Ghisleni, sia stato portato dentro questo, no? contenitore di pensiero che è la Biennale Democrazia. Sono anche, è un problema per la democrazia, è un problema per la piena affermazione dello Stato di diritto, perché la mancanza di riconoscimento giuridico finisce per non garantire uguale dignità delle persone, no? E quindi uguale vivibilità delle vite, perciò fa mancare ad alcune categorie di persone la protezione dello Stato di diritto, quindi questo è un altro, diciamo, aspetto che ci interroga in termini appunto di
resistenza anche della democrazia ai suoi attacchi e di sviluppo della democrazia verso nuove frontiere. E con una serie di ricadute anche problematiche di diverso tipo, come il fatto che, come ci racconteranno le relatrici di oggi, i diritti devono essere strappati singolarmente, riconosciuti ad personam e quindi in assenza di una certezza del diritto, il fatto che i giudici finiscono per essere, no, entrare in supplenza rispetto al legislativo, no? In questa materia anch'esso, diciamo, diventa un tema di legittimità delle nostre istituzioni, quindi ci interroga anche in questo senso sulla natura della nostra democrazia, e sapendo che peraltro questo tipo poi di squilibrio, di sbilanciamento tra poteri che viene a crearsi provoca ulteriormente dei conflitti di carattere politico. Questo è quello che vediamo particolarmente nei paesi dell'est, che sono, diciamo, in mano a partiti della destra populista, che sono nel pieno di quella che si chiama un po' una torsione o deriva illiberale. Vediamo quanto, diciamo, il potere esecutivo possa entrare in conflitto con sentenze, no, come quelle delle corti costituzionali dei vari paesi, quando queste corti non sono ancora sotto il pieno controllo dell'esecutivo, come invece per esempio avviene in Polonia. Però per esempio in Ungheria si creano ancora dei conflitti tra esecutivo e corte costituzionale proprio sul piano del riconoscimento dei diritti fondamentali, no? Quindi è ancora proprio dove in qualche modo governano i partiti populisti di destra, quindi tradizionalisti sul versante di tutta questa materia, e sovranisti, come si chiamano loro, quindi diciamo che rivendicano una forte autonomia degli stati nazionali rispetto ai poteri sovranazionali, vediamo che il conflitto può anche interessare istituzioni sovranazionali come quella dell'Unione Europea, no? Non so se poi Michaela, perché me l'ha segnalata lei, ne parlerà, però appunto anche una risoluzione del Parlamento dell'UE in questa materia ci dice che ci sono poteri diversi che in questo momento stanno confliggendo. Quindi questa incapacità, insomma, di far avanzare, no, questa materia all'interno delle nostre democrazie sicuramente lascia sul tavolo, diciamo, tutte queste nervi scoperti e queste, insomma, gravi carenze di protezione, diciamo, dello Stato di diritto e di uguaglianza democratica. Grazie mille. Grazie Giorgia. Noi siamo molto, chiedo scusa, non mi sono presentato prima, io sono Alessandro Battaglia e attualmente pro tempore coordinatore del Torino Pride. Conosciamo bene quello che tu hai raccontato, nel senso che lo viviamo tutti i giorni praticamente, perché oltre ai conflitti che tu hai descritto c'è anche questo tentativo sempre un po' sotto traccia di creare un conflitto sociale tra quello che è il senso che viene interpretato dagli oltranzisti religiosi rispetto alla famiglia e tutte le altre che saremmo noi. E quindi, insomma, in alcune circostanze il tentativo di mettere in atto una forma di conflitto sociale nei nostri confronti si è anche percepito, al di là di quelle che sono le aggressioni, le violenze, gli insulti homo, lesbo, transfobici. Ma possiamo anche aggiungere e dire, per sintetizzare un po', che la nostra non è, da quello che tu ci hai raccontato, una democrazia pienamente compiuta da questo punto di vista. Quindi, proprio perché non è una democrazia pienamente compiuta, adesso vi presento Daniela Vassallo. Daniela Vassallo è un'attivista per i diritti LGBT, un'attivista femminista da tantissimi anni, è una persona che appartiene è una componente di Famiglia Arcobaleno, che è l'associazione a cui, insomma, si fa anche un po' riferimento da quel punto di vista, che è diventata in Italia tra le associazioni più importanti per i diritti LGBT+. Poi chiaramente ha un suo focus specifico legato proprio alla tutela delle famiglie, ma soprattutto alla tutela dei figli e delle figlie di queste famiglie, che insomma in qualche modo oggi sono al centro di un'attenzione importante e che sono le vittime di quello stralcio a cui accennava Giorgia all'interno delle unioni civili, che non sarebbe stato per nulla risolutivo, peraltro, di tutta una serie di problematiche, però sono state le vittime vere di quel momento lì. Quindi, Daniela,
Direi che possiamo intanto raccontare, intanto racconta quello che vuoi, ma possiamo certamente partire da questo concetto, cioè i figli e le figlie, no? E soprattutto fare anche un collegamento rispetto alla vostra lotta, no? In questa direzione qui, forse partendo da quello che è un concetto di responsabilità genitoriale. E quindi insomma a te la parola. Grazie, grazie Alessandro, buonasera a tutti e a tutte e grazie per questa splendida occasione. E io sì, sono, rappresento in questo momento l'associazione di cui attualmente sono vicepresidente, Famiglia Arcobaleno. Ah, avevo dimenticato. Non importa, ancora per poco. È un'associazione, sei pro tempore anche sono tu. Sono pro tempore, sì. E sono, è un'associazione nazionale. Che testimonia in qualche modo la necessità di declinare il concetto di famiglia al plurale, no? Al nostro interno ci sono non solo famiglie omogenitoriali con quindi due papà e due mamme, ci sono anche famiglie monoparentali, ci sono famiglie separate, ci sono famiglie eterosessuali, ci sono famiglie in cui alcuni componenti si riconoscono per esempio nello spettro della varianza di genere, non binary, insomma accogliamo tutti quanti e tutte quante. È un'associazione relativamente giovane perché ha 16 anni, quasi 17. Nel 2005 contava 5 coppie di donne e in 16 anni, quasi 17 appunto, adesso conta 5.000 soci più o meno tra soci ordinari e sostenitori. Il che restituisce la crescita esponenziale di un fenomeno, considerando che l'associazionismo tendenzialmente non rappresenta totalmente un fenomeno, ma ne rappresenta una percentuale solitamente non grande, ecco, non so ipotizzare, ma proprio esagerando, 15-20%, non lo so. All'interno ovviamente di questi, del numero che vi ho indicato, voi dovete immaginare che ci siano moltissimi bambini, qualche migliaio, che appunto sono accomunati dal fatto di non avere tutele rispetto ad almeno uno dei genitori che hanno. Questo cosa ha fatto sì che negli anni le nostre famiglie, variamente composte, abbiano tentato varie strade per ottenere le tutele per i loro figli e le loro figlie. I primi tentativi sono stati tentativi che in realtà sono ancora utilizzati e sono stati 6-7 anni fa quelli di ricorrere allo strumento dell'adozione in casi particolari, detta anche stepchild adoption all'interno della legge delle unioni civili, poi stralciato, come diceva Giorgio. È una legge in realtà che è una legge dell'83, quindi non abbiamo inventato niente di nuovo. La legislazione italiana non riconosce due genitori, ma non c'è neanche niente di esplicitamente contrario. Quindi noi 6-7 anni fa abbiamo iniziato a infilarci, no? in questa cruna del lago, cercando di passare da lì, e le prime famiglie a Roma, poi a Torino e poi in altre città hanno attraversato l'esperienza di una causa legale in cui appunto sono state hanno dovuto provare per esempio di essere meritevoli, no? E di poter ottenere il genitore diciamo sociale, intenzionale, ottenere la il riconoscimento della propria genitorialità. Questo particolare istituto ha una caratteristica che è particolarmente violenta per noi, ed è il fatto che stabilisce una relazione soltanto tra l'adottato e l'adottante, e quindi non viene riconosciuta, non viene stabilita la parentela con i collaterali e con gli ascendenti, per esempio, no? Quindi tutto il parentado. E questo è un motivo per cui si è arrivati nel 2018 a
quello che poi vi racconterà Michela, ma ovviamente no, è indicativo dei tentativi che all'interno di un vuoto legislativo noi continuiamo a fare. Voi dovete immaginare che il fatto di essere inseriti in uno Stato democratico, sì, ma che non riconosce il nostro ruolo genitoriale, intanto inizia da quando desideriamo fare dei figli, nel senso che chi di noi desidera fare dei figli non può accedere, per esempio, alle tecniche, parlo delle donne, ma anche degli uomini, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita previste dall'Italia, nelle cliniche italiane, perché la legge 40 ce lo vieta come coppia di donne e ce lo vieta anche come donne single. E quindi, e ovviamente viene vietata anche la gestazione per altre nella legge 40. Quindi tutta la ricerca, la progettazione avviene all'estero. E quindi noi iniziamo già con questo inciampo, dopodiché appunto... facciamo una serie di tentativi che sono anche, per esempio, la trascrizione degli atti di nascita esteri, che per esempio, poiché la gestazione per altre vede nascere all'estero i figli, li vede anche possedere un certificato di nascita con due genitori dello stesso sesso, ma a differenza delle coppie eterosessuali, quando si entra in Italia non è automatica la trascrizione di questo certificato di nascita, e quindi quando entra in Italia questi bambini perdono un genitore. Per ottenere la trascrizione di quel certificato di nascita è necessario andare per cause legali. Quindi vedete che il tentativo di ottenere dei diritti è una faticosa scalata, sono a parete verticale, peraltro con risultati incerti, perché ovviamente le azioni legali non danno risultati certi, e restituisce un panorama che è assolutamente, ne parlavamo l'altro giorno, non è soltanto macchia di leopardo. Le macchie di questo leopardo sono tutte differenti, perché per esempio le sentenze più recenti che hanno riconosciuto l'adozione in casi particolari hanno inserito l'adozione legittimante, quindi riconoscono per esempio la parentela con i nonni, con i fratelli, le sorelle. E quindi abbiamo un tipo di adozione particolare, di un certo tipo, differente da quella fatta nei primi anni. Così come appunto i riconoscimenti di cui parlerà Michela. Oltre a chi è riuscito ad ottenere dei diritti, che vadiamo bene, sono diritti ad personam, ad familiam, non sono diritti effettivamente, sono strappare quasi una concessione, no? All'interno appunto di uno Stato democratico. Quello che ovviamente prima, no, Giorgia nominava la questione delle unioni civili, noi scontiamo un po' quell'inganno, ma scontiamo anche il fatto che i tecnici sanno bene che sono state stralciate le stepchild adoption, ma la narrazione in realtà che viene restituita è che da quel momento in avanti le cose siano state a posto per tutti. Le cose non sono a posto per i nostri figli sicuramente. E lascerei la parola a chi mi... Sì, grazie Daniela. In realtà ci tenevo a che tu spiegassi, sì, che cosa significa nel tuo caso, ma non solo nel tuo caso, nel caso di oramai migliaia di coppie, che cosa significa la responsabilità genitoriale? Ma la responsabilità genitoriale, io non ci sono entrata, perché la cosa, la grande novità che ha portato in campo Michela, oddio, cioè la novità non è novità, nel senso che tutti noi sentiamo questo bisogno di essere riconosciuti nei nostri doveri nei confronti dei nostri figli. La novità da un punto di vista teorico di Michela, e ce lo spiegherà meglio lei, è proprio il fatto di agire su un concetto di responsabilità genitoriale, e quindi non fondarci, come nel caso delle unioni civili, sull'unione che unisce due persone e quindi da quell'unione discende una famiglia non proprio uguale alle famiglie naturali, come le vogliamo definire, come si definiscono, ma una brutta copia che però appunto è garantita, ma per il fatto che nel nostro desiderio, dal momento in cui noi desideriamo mettere al mondo dei figli e quindi ci poniamo nella strada di quel progetto,
Noi ci stiamo assumendo una responsabilità nei confronti di chi verrà e desideriamo essere inchiodati. A me viene sempre in mente questo modo di dire di Marilena Grassadonia, una presidente di Famiglia Arcobaleno, che usava proprio questa immagine, il fatto di essere inchiodati ai nostri doveri, perché noi vogliamo sentirci responsabili per i nostri figli. Nostri figli che finché va tutto bene, va tutto bene, ma nel momento in cui non sono tutelati, tutte le angherie che la vita ci presenta, basta immaginare quello che accade durante una separazione, le nostre famiglie anche, come tutte le famiglie si separano, una famiglia con una separazione magari conflittuale, il fatto di non essere riconosciuti da parte del genitore intenzionale significa che quel bambino o quella bambina può vedere scomparire il proprio diritto a frequentare, ad essere mantenuto, a mantenere il legame non solo materiale ma affettivo e tutto il suo benessere psicologico ne viene meno, no? Ma grazie. Banalmente, scusate, chiudo tutta la nostra vita, scusa, mi hai richiesto, quindi io... No, certo, ma te l'ho chiesto prima di morire congelati, peraltro, sì, perché vabbè, prima o poi succederà. Se tu ti senti, ti metti bene vicino, questo qua fa caldo, il microfono tiene un po' di caldo, sì. No, chiudo e lascio la parola. Le nostre vite, come tutti noi, sono inserite dentro delle istituzioni, no? Quindi, però il fatto, la scuola, il pediatra, no, nasci e devi essere iscritto all'anagrafe, l'ospedale, se un genitore non esiste, immaginate la penalità, che vuol dire, no? Intervenire immediatamente per tuo figlio che si è fatto male, devi portarlo in ospedale, non puoi decidere niente delle cure di tuo figlio. A scuola non lo puoi prendere, non puoi intervenire a scuola nelle riunioni, eccetera, eccetera. Bene, grazie. Ti ho risposto? Sì. Allora, passiamo a Micaela. Micaela Ghisleni ha insegnato bioetica all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Generazioni Arcobaleno. È anche lei componente dell'Associazione Famiglia Arcobaleno, ha messo al mondo quel bambino che prima ha tentato di sfracellarsi insieme a Chiara. Allora, l'esperienza di Micaela rispetto a ciò che accadde qualche anno fa, no? Quando Nicolò nacque, potrebbe essere, anzi è sicuramente, in assenza di tutte quelle tutele delle quali hanno parlato sia Giorgia che Daniela, che producono un danno diretto a cittadini e cittadine, più piccoli o meno piccole, però producono un danno molto importante. L'esperienza appunto di qualche anno fa, che ha visto protagoniste appunto Micaela, Chiara, Nicolò, la sindaca Appendino, potrebbe essere interpretato e potrebbe essere visto come un altro strumento, un altro mezzo per raggiungere un risultato. Anche in questo caso, e questo ce lo spiegherà bene Micaela, parziale, perché comunque non si risolve il problema di non penalizzare e quindi i cittadini e le cittadine del nostro paese, non solo, ma non raggiungere quel concetto di democrazia di cui ci parlava Giorgia, perché è quello a cui dobbiamo aspirare, giusto Micaela? Quindi raccontaci un po' che cosa accadde, ecco. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io vi ascolto con piacere, mi avete fatto veramente molto piacere con i vostri ragionamenti, come dire, che dando proprio il contesto di quello che è stato un caso particolare che mi ha visto protagonista nella vita, ecco, più che nella riflessione teorica accademica. Nel 2018 è nato Nicolò, che adesso ha 3 anni e mezzo, dalla relazione mia e di Chiara, e quando stava per nascere, quindi già al 6° mese, io ho sentito molto pressante questo senso di disuguaglianza
nel momento in cui fosse stato il momento di metterlo al mondo civilmente, non solo fisicamente, biologicamente. Ecco, quindi che ho avuto proprio un senso di urgenza di rimediare a una percezione di disuguaglianza che l'avrebbe urtato dal primo momento in cui fosse nato. Disuguaglianza, quindi insomma violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, col principio di uguaglianza per cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, però questa legge non ci permetteva di dire la verità sulla nascita del nostro bambino, non ci permetteva di dargli un'identità corrispettiva del suo nucleo familiare, e non mi permetteva di poter esercitare le funzioni da madre così come mi ero ripromessa di fare e come mi ero impegnata a fare firmando un documento in Danimarca nella clinica dove abbiamo appunto concepito Nicolò grazie alla procreazione medicalmente assistita con un donatore esterno chiaramente alla nostra coppia. Per cui insomma diciamo che ispirata da questo senso di ingiustizia che a me prende proprio nelle viscere e quando si rivolge verso i propri figli, no, un problema, questo monta ancora di più, ecco. E, ho cercato in tutti i modi di capire come poter rimediare, no? Come poter evitare questa ferita civile in qualche modo alla nostra famiglia e al mio bambino. E allora, siccome appunto i miei studi provengono dalla filosofia, dall'etica e dalla bioetica, ho studiato per 20 anni il consenso informato, ho detto ma caspita, questa cosa qui, il consenso informato, è una cosa importante, cioè è come quando uno, è un atto che non sono solo parole, no? Spesso viene usato anche a livello burocratico, no? Firmi il consenso informato, tutti noi firmiamo consensi informati quando entriamo dal medico, quando usciamo, adesso col Covid poi firma qui, firma là, quindi certificazioni varie. E a volte sembrano solo dei moduli, no? Burocratici che bisogna espletare per mandare avanti una pratica, no? Per arrivare al passo successivo dove si fanno le cose, dove accadono davvero le cose, tipo le cure sanitarie e così via. Ebbene, questo consenso informato però non è solo questo, ecco, io avevo come dire, un rispetto che mi verrebbe da dire quasi sacro, ecco, nei confronti di questa pratica, perché faceva la differenza fra un atto etico e non etico. Mi insegnava il mio vecchio professore di filosofia che la differenza fra un chirurgo e un assassino nell'usare un bisturi è che il chirurgo ha il nostro consenso a utilizzarlo, cioè a usare una lama su di noi, il chirurgo ha il nostro consenso, e fa la differenza fra essere attaccati e magari uccisi oppure dire ok, fai qualcosa per curarmi, aiutami a guarire. Quindi insomma, consenso informato per me era una cosa che aveva una rilevanza, una pratica e una procedura che aveva una rilevanza etica e implicazioni giuridiche. E mi sentivo che era come la promessa di matrimonio, per darvi un senso simbolico. Cioè quando due persone di fronte a un terzo che è un officiante seguono una ritualità e pronunciano quel sì lo voglio, stanno facendo un atto performativo, si stanno prendendo un impegno che vuol dire fare cose con le parole, direbbero i filosofi del linguaggio. Cioè non sono solo parole, come promettere a un fidanzato di sposarlo davanti a un tramonto senza testimoni o in preda alla passione dei primi 6 mesi. La promessa di matrimonio è qualcosa che implica un impegno e delle conseguenze giuridiche. E per me il consenso informato, quando abbiamo concepito Nicolò, ha avuto la stessa rilevanza, l'ho preso sul serio come fosse una promessa di matrimonio, con il vincolo ancora di più che non si può sciogliere, perché nei confronti di un figlio, se sei genitore, lo sei per sempre, mentre il matrimonio è arrivata anche la separazione e il divorzio, per cui si può anche sciogliere, ma l'impegno nei confronti di un figlio, ecco, quando ho firmato quel consenso informato, dove c'era scritto, qualora da questo trattamento medico a cui si sottopone la sua compagna Chiara Foglietta, che è qua su in sala, nascesse un bambino, mi prendo l'impegno a fargli dare il genitore e il dovere di istruirlo, mantenerlo e crescerlo come mio figlio. E quando ho visto quelle parole e ho firmato quelle 5 righe,
e ho sentito di essermi presa un impegno in confronti di Niccolò, che poi è nato, e per cui mi sono messa, come dire, a cercare di far valere questa serietà di quell'impegno di fronte alle istituzioni, che non prevedevano che qualcuno andasse a rivendicare questa cosa in qualche modo. Per cui abbiamo un po' spiazzato tutti. Diciamo che non c'era nessuna legge che prevedesse che un partner di una procreazione medicalmente assistita andasse a rivendicare di essere il genitore intenzionale, anche se non biologico, perché nessun padre è mai andato a mettere in discussione il fatto che magari aveva avuto un figlio con la moglie o la compagna con le tecniche di procreazione medicalmente assistita e con un donatore biologico esterno alla coppia. Perché dovrebbe dirlo un uomo? Non ha nessun motivo di dirlo, e quindi i moduli dell'anagrafe negli ultimi 30 anni, 40 anni non erano mai stati aggiornati per contemplare questa opzione, cioè che ci fosse un terzo modo di diventare genitori, non solo quello più spontaneo, naturale, dato dall'unione carnale fra un uomo e una donna, non solo quello dell'adozione, quindi tramite procedure normate, controllate socialmente da giudici, ma ci fosse un terzo modo che è possibile da una trentina d'anni, cioè che ci fosse la possibilità di diventare genitori tramite l'intenzione, la volontarietà e il consenso informato alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. E quindi, insomma, in assenza di una legge che prevedesse questo, in assenza di una legge che lo vietasse, abbiamo provato a sollevare un problema, una questione politica nel senso più ampio. Grazie all'aiuto di un'abile comunicatrice, che anche lei qui in sala, che è Roberta Bertero, abbiamo sollevato il problema pubblicamente. Abbiamo lanciato prima, Chiara nel suo Facebook ha sollecitato la sindaca a prendere sul serio la nostra richiesta. Chiara è anche consigliera comunale, adesso probabilmente, insomma, sarà felicemente rieletta per i buoni esiti delle elezioni di questi giorni, e quindi non erano solo due cittadine, lei era un pubblico ufficiale, per cui abbiamo, come dire, fatto cortocircuitare il sistema. Abbiamo denunciato il fatto che lei, come pubblico ufficiale, non potesse dire falsa testimonianza in un atto pubblico. Cioè non potesse e non volesse mentire nel riconoscere Niccolò alla nascita come suo figlio, perché lei avrebbe dovuto, stando ai moduli ministeriali previsti dall'anagrafe, moduli che sono vecchi, obsoleti, non aggiornati, avrebbe dovuto dichiarare che quel figlio, cioè Niccolò, questo bambino, era figlio suo e l'aveva avuto tramite un rapporto carnale con un uomo che in qualche modo l'aveva sedotta e abbandonata. Quindi non aveva, quest'uomo c'era, invece non c'era, non voleva riconoscere il bambino e io sarei rimasta comunque inesistente, quindi non c'era un altro uomo, non c'era un abbandono, non c'era nulla da nascondere a Niccolò, ma c'era da far valere un'altra figura a livello etico-giuridico di genitorialità, che era rappresentata da me e dal mio impegno nel fargli da mamma, da comamma. E quindi, appunto, la cosa che ci ha sorpreso, ma è stata deflagrante, è stato il fatto che prima l'ANSA, poi il quotidiano locale di Repubblica, poi i quotidiani nazionali, poi la notizia è stata ripresa in diversi quotidiani esteri, ha fatto, insomma, il giro del mondo. All'Egidia, lo scandalo italiano, lo Stato obbliga un pubblico ufficiale a mentire per riconoscere suo figlio, oppure lo scandalo italiano, lo Stato non riconosce le due mamme di un bambino nato con la procreazione medicalmente assistita. Quindi questo ha spinto, come dire, quest'onda mediatica molto importante ha spinto la sindaca a dover dire qualcosa, ecco, non poter continuare a far finta che una richiesta come quelle nostre in generale, ma la nostra in particolare, non esistessero. E quindi, per fortuna, consigliata e pressata bene, in particolare, e qui c'è stata un'altra azione, come dire, la forza politica alla nostra
al nostro urlo, insomma, no? Al nostro urlo di visibilità, di uscire dall'invisibilità, ecco, la forza politica ce l'ha data Alessandro. Alessandro, appunto, ve l'ha detto poco fa, Alessandro Battaglia è il coordinatore del Torino Pride, ogni tanto smette ma poi ritorna, comunque sempre una figura presente. Quando c'è da fare la differenza è lui che ci mette sempre la faccia, ecco, diciamo che è sempre stato in prima linea in tutte le battaglie che sono avvenute a Torino e per la nostra ha fatto molto la differenza. Per cui noi non abbiamo mai avuto un dialogo con la sindaca in quei giorni, in quei momenti. Ecco, è stata una corsa contro il tempo. Avevamo 10 giorni di tempo perché le cose potessero cambiare, perché entro 10 giorni un bambino va riconosciuto se non diventa adottabile. Quindi la nostra è stata una corsa contro il tempo e Alessandro è stato lui che è andato negli uffici della sindaca a chieder conto della coerenza. Soprattutto della coerenza di far la differenza laddove aveva in questo momento di fronte al mondo, non solo in Italia, la possibilità di fare la differenza. Infatti la sindaca ha fatto quella che poi, consigliata anche dagli uffici anagrafici di Torino, in particolare ricordiamo sempre con affetto Anna Tornoni, che era la persona che negli uffici ha trovato la formula come scrivere questo doppio riconoscimento anche mio, quindi del secondo genitore, nei moduli che non prevedevano questa opzione, in maniera che non fosse facilmente attaccabile, ecco, dalla procura e dai giudici. E ha trovato una formula che insomma è stata trovata accettabile dalla procura e nulla da eccepire da parte dei tribunali, ecco, per ora almeno su Torino siamo a questo punto. Quindi insomma la forza politica del coordinamento Torino Pride del movimento ci ha permesso di far prendere sul serio questo grido appunto di riconoscimento dell'uguaglianza per Niccolò in primis, ma per tutti i bambini, di conseguenza figli di due genitori, in maniera da avere tutti e due genitori riconosciuti fin da subito e quindi nel potere di esercitare le funzioni genitoriali. Tutto questo è raccontato anche nel tuo libro, vero? No, nel senso che poi dopo, a bocce ferme, dopo 3 mesi, io ho cercato di capire cosa era successo, perché siamo stati investiti poi da un'onda mediatica, da una tensione giuridica, la nostra questione è stata portata anche in discussione in Parlamento, insomma, sono state delle settimane parecchio impegnative, poi con un neonato a casa, che è già impegnativo di per sé. Quindi dopo 3 mesi ho cercato di capire cosa era successo, allora mi sono messa a scrivere, per me e per Niccolò, devo dire. Mi sono messa a scrivere per cercare di mettere ordine, no? Mettere una pace concettuale, ecco, alle emozioni, ai fatti che erano successi. E di lì è nato questo libro, sì, Generazione Arcobaleno, dove racconto questi eventi. E grazie al cielo poi me l'ha pubblicato anche in Audi, per cui insomma è stato una grande soddisfazione che questa storia trovasse anche appunto un attimo una, come dire, fosse una caduta nella carta nero su bianco con l'inchiostro e rimanesse un po' ecco, agli atti, ecco, anche fuori dal vissuto personale. Quello che è la più grande soddisfazione è il fatto che questo caso non è stato isolato, non ha riguardato solo nostro figlio, ma a cascata, anche di nuovo, devo di nuovo dire grazie ad Alessandro, grazie all'intercessione di Alessandro, si è fatto sì che la sindaca coinvolgesse gli altri sindaci della città metropolitana e a cascata altri sindaci di altri comuni italiani si sono attivati e insomma è seguita quella che è stata chiamata la primavera dei comuni nei 3 mesi successivi. Una miriade di sindaci hanno preso l'iniziativa di scrivere, di aggiungere il secondo genitore laddove c'erano dei bambini figli di due mamme, due papà già più grandicelli, oppure di scrivere la nascita ai nuovi nati. Mal contati, adesso i dati non ci sono, ma su Torino so che sono almeno 80 bambini, su Milano 150 se non 200, rasentiamo i 200, e in tutta Italia non oso immaginare, ma forse sui 500 ci siamo, almeno 400-500 ci siamo. Il problema cos'è? Che la questione non è risolta. Il problema, come diceva Daniela, è che siamo in una situazione di macchia di leopardo.
Alcune coppie hanno scelto di farla adozione in casi particolari perché un iter più lungo, più invasivo, più costoso, ma è più certo. Ormai i tribunali quel percorso l'hanno abbastanza avvalorato. Il riconoscimento alla nascita invece è da tutti i diritti pieni, senza passare da un tribunale, però è una procedura molto rischiosa perché non dà mai la certezza di un diritto acquisito. Può essere impugnato, può essere messo in discussione, non è un punto conquistato per sempre. Quindi qual è il problema? E qui andiamo a vedere, appunto, chiudere sull'ambito della democrazia, della divisione dei poteri. I giudici, alcuni giudici ci hanno detto che va bene l'adozione in casi particolari, altri hanno confermato i riconoscimenti, altri hanno dato ragione alle procure che impugnano i riconoscimenti già fatti in alcuni comuni. Corte Costituzionale 3 anni fa faceva sentenze a nostro favore, 2 anni fa ce le faceva contro, le ultime sentenze di marzo erano a nostro favore e vi dico solo 2 frasi con cui si è espressa la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha, sia in caso di figli nati da 2 donne con la procreazione medicamente assistita, sentenza analoga a quella subito dopo, sia in caso di figli nati da 2 papà con la pratica della gestazione per altri fatta all'estero, laddove sono tutte e 2 pratiche legali e legittime, quindi non compiute in violazione della legge italiana, la Corte Costituzionale ha riconosciuto che c'è un vuoto normativo riguardo l'omogenitorialità e l'ha definito una preoccupante lacuna dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi in materia di riconoscimento dello status filiazione, cioè dello status di figlio dei bambini nati da un genitore biologico e l'altro genitore, quello di intenzione. Ecco, ancora più sotto, la Corte Costituzionale ha affermato che la tutela del minore è un fine costituzionalmente necessario e ha ammonito il legislatore a individuare le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, poiché, e qui ci va già giù duro e pesante, non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato. Quindi la Corte Costituzionale ammonisce il Parlamento alla necessità di una disciplina organica nei temi di riconoscimento dei legami affettivi omogenitoriali. A me basterebbe dire che basterebbe rispettare l'articolo 3 della Costituzione, però io sono una filosofa, per cui ecco, un idealista, inguaribile idealista. Non ci sarebbe, basterebbe togliere le discriminazioni esistenti e saremo tutti uguali, non perché se cominciamo con una disciplina organica ad hoc come le unioni civili rischiamo di fare di nuovo una situazione particolare di diversi ma uguali e siamo punto a capo con i figli. Ad ogni modo, ecco, diciamo che quello che il problema che abbiamo sollevato in questi anni come associazione e come casi particolari è riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, quindi diciamo che, appunto, siccome ci sono anche 40 anni di studi che dicono che il principio del danno non si realizza, cioè non, bambini che crescono in famiglie omogenitoriali non hanno dei danni per il fatto, nel loro sviluppo, per il fatto di crescere in famiglie omogenitoriali, quindi crescono bene o male esattamente come gli altri, quindi non c'è nessun motivo per fare la differenza e quindi sono delle discriminazioni ingiuste e particolarmente odiose quelle che permangono nei confronti dei diritti dei bambini. Grazie Micaela. Allora, prima di passare alle eventuali domande, possiamo, mi permetto di tirare una breve linea rispetto alle questioni che sono state sollevate, perché abbiamo visto la parte, diciamo, di studio, abbiamo visto la parte di pratica sia dal punto di vista di pratica politica sia dal punto di vista degli attivisti e delle attiviste che anche, come dire, la pratica di come le istituzioni possono agire in un modo positivo o in un modo negativo. Quello che è chiaro è che il meccanismo di uguaglianza a cui faceva riferimento all'inizio Giorgia
e a seguire Daniela, non è compiuto nel nostro paese, non solo dal punto di vista di quelli che sono, diciamo, i diritti delle persone LGBT, ma soprattutto è la lettura dello stralcio delle sentenze della Corte Costituzionale, soprattutto quello a cui tutti tendono e per cui tutti si riempiono la bocca, no? I diritti dei bambini, i bimbi, le bimbe non si toccano, ma nulla viene fatto, perché i bimbi e le bimbe delle famiglie Arcobaleno sono bimbi e bimbe come tutti e tutte le altre. Quindi quello che è il lavoro che ciascuno e ciascuna di noi dovrebbe fare è intanto sapere di essere un soggetto politico, perché quando Daniela e la sua compagna decidono di fare una causa per il riconoscimento delle proprie figlie, quando Micaela e Chiara finiscono su tutti i giornali per in qualche modo attirare l'attenzione su un problema reale, in quel momento lì sono soggetti che stanno cercando di migliorare la propria vita, ma non solo la propria vita, perché da quell'esperienza del 2018 di Micaela e Chiara, moltissime coppie che nulla hanno a che fare con l'attivismo si sono rivolte ai propri sindaci o alle proprie sindache cercando di risolvere parzialmente un problema, perché quello che dobbiamo ricordarci è che il problema è risolto parzialmente in qualsiasi caso che vi è stato raccontato quest'oggi, perché non vale ancora nel nostro paese il principio di eguaglianza. Quindi a questo punto direi che sarebbe carino che ci fossero delle domande per le nostre tre splendide donne, prima di davvero morire assiderati, se qualcuno potesse fare qualcosa per diminuire questa bisa diciamo del Polo Nord, sarebbe gentile. Non si può fare niente, ecco. Questa era la risposta che ricevevamo anche dagli uffici dell'anagrafe quando abbiamo incominciato quel percorso tanto divertente e tanto entusiasmante. Poi grazie all'intraprendenza di alcune abbiamo come dire, capito che invece si poteva fare qualcosa. Ma ci sono delle domande? Eccone una. Buonasera, allora ho due domande, due osservazioni. Una forse più inerente, ma sicuramente tutte voi potrete rispondere all'intervento della dottoressa Serughetti, in quanto ha parlato di movimenti conservatori che comunque si oppongono, no, a una visione diversa o comunque non stereotipata della famiglia. Volevo sapere un punto di vista, un'osservazione inerente ad esempio ai movimenti alcuni movimenti femministi, ad esempio Arci Lesbica, altre figure rappresentative, no? Di persone di orientamento di genere diverso, io ogni volta sbaglio magari a esprimermi, che però invece si oppongono in un certo senso alle famiglie per arcobaleno in qualche modo, e quindi argomentare se questi movimenti, questi movimenti possono essere intesi come conservatori. Questo lo dico perché mi è successo anche durante una presentazione del libro di Micaela, che ho potuto ascoltare, avere questo sentire questo punto di vista, no? Un po' in opposizione, l'ho trovato comunque un'idea molto contrastante in un certo senso. E poi volevo, riferito in merito all'intervento di Micaela, magari anche accennare di più al concetto del migliore interesse, che oltre, no, se non erro, alla sentenza della Corte Costituzionale che chiama al vuoto legislativo, però ha avuto anche il valore di riconoscere la pari genitorialità, no, in alcune sentenze in qualche modo, e se potesse essere una via alternativa all'adozione in casi particolari privilegiata in qualche modo. E poi un'ultima osservazione era quella della figura del genitore intenzionale, che secondo me dovrebbe essere
molto valorizzata e mi stavo domandando se, come per Michele e Chiara, appunto Michele hanno dovuto firmare un certificato di nascita diverso rispetto alle altre coppie, questo non debba valere anche per coppie eterosessuali che ricorrono a una fecondazione assistita eterologa, perché se ci richiamiamo al concetto del migliore interesse, come conoscere la propria identità, la propria origine, debba esserci anche questa differenza, e per, non per differenziare, ma per valorizzare l'intenzionalità della genitorialità. Grazie. Grazie a te. Allora, prima o poi bisognerà chiudere, quindi so per certo che potreste parlare per ore e ore e ore, ma partirei da te così. Da me. Ma sì, la materia è proprio scottante, ovviamente, e ci mette tutti anche un po' a disagio, credo, questo grande conflitto che c'è all'interno del movimento femminista, proprio su questa materia, proprio sulla materia delle nuove forme di genitorialità. Giusto per appunto non parlare solo in un circoletto di chi sa già tutto, penso il tema, diciamo, più divisivo è quello nel femminismo e all'interno anche del movimento LGBT, tra soprattutto il pezzo L, diciamo le altre iniziali, e non tutto il pezzo L, lo so. Attenzione, sei in un campo minatissimo. È il tema della gestazione per altri. Sicuramente però, quindi, diciamo, quello apre tutto uno scenario problematico in cui appunto si va a costruire, almeno in un certo discorso, un conflitto, diciamo, tra i diritti della donna portatrice e i diritti, o comunque i desideri, diciamo, della dei genitori intenzionali. Questo è un campo che peraltro non riguarda assolutamente solo le coppie di persone dello stesso sesso, in particolare di uomini, ma invece appunto riguarda largamente anche le coppie eterosessuali, però è deflagrato questo tema all'interno della discussione sulle unioni civili, quindi di fatto connotando la materia come una materia che riguarda le coppie di uomini, no? Così. È vero però che esiste anche tutto un conflitto che invece si rivolge nei confronti di anche le tecniche di procreazione medicalmente assistita più ampiamente, no? Quindi, e in questo senso quindi anche il desiderio di genitorialità di due donne diventa oggetto di una riflessione e anche di un conflitto in ambito femminista. Personalmente io sono dell'idea che questo segmento del movimento femminista sia minoritario, non che non meriti ascolto, considerazione, dibattito, io dibatto, però sono abbastanza convinta che il mondo di chi oggi si dice femminista, entro cui bisogna includere anche una quantità di donne che non sono nelle organizzazioni femministe storiche, soprattutto di giovani donne che vivono il femminismo in una maniera nuova, su anche piattaforme diverse, insomma, tutto questo mondo invece trovo che abbia una grandissima simpatia per tutte le forme nuove di vita familiare, e che quindi non sposi questi argomenti. Se è conservatore quel femminismo, chiaramente non è ideologicamente conservatore, nella misura in cui chiaramente si ispira invece a visioni progressiste della società, e il problema è che chiaramente va a saldarsi, e questo è anche l'effetto di un uso strumentale chiaramente da parte delle destre di questa possibile, no, alleanza, va a saldarsi effettivamente con dei discorsi di destra. Nei fatti questo è innegabile, che non lo è, per la gran parte delle persone, delle femministe di cui stiamo parlando, non c'è l'intenzione, diciamo, di aderire a una visione conservatrice, però sicuramente c'è un uso conservatore dei loro argomenti, e questo a mio avviso, insomma, è un po' preoccupante. Ecco. Diciamo che si sono guadagnate un posto di rilievo alla prossima conferenza di Verona. Temo proprio di sì. Temo proprio di sì. Micaela. Pronto? Si sente? Ok. Proseguirei il discorso di Giorgia per rispondere alla tua domanda di prima, ovvero che come in molte questioni che riguardano la morale in Italia, c'è un atteggiamento di ipocrisia sottostante. Per cui non fa comodo a un padre non biologico ma legale poter omettere che il figlio non è biologicamente correlato, geneticamente correlato a lui. Perché dirlo?
cioè potrebbe essere una percezione di vergogna, anche perché sappiamo che la maggior parte delle infertilità di coppia eterosessuale sono dovute a un'infertilità maschile. L'infertilità maschile è un tasso molto alto negli ultimi decenni nei paesi occidentali industrializzati, nelle metropoli. Per cui se si fa cioè il bisogno di un donatore esterno a una coppia quando c'è un'infertilità fra due persone eterosessuali, è molto probabile, o comunque ci sono più probabilità, che sia infertilità maschile. Quindi ci sia bisogno di un intervento di un seme di un donatore che sostituisca l'apporto biologico dell'uomo, che poi sarà il papà. Per cui la morale, appunto la doppia morale e l'ipocrisia quindi italiana si basa sul fatto del non dire, omettere di dire, no? E qui c'è un problema sulla verità delle origini biologiche dei bambini nati da PMA eterosessuale, quindi un donatore esterno in una coppia eterosessuale. Perché? Perché magari questo bambino quando crescerà potrà avere qualche problema sanitario e per cui ci sarà bisogno di sapere l'apporto biologico del donatore nel fare il match, no, genetico biologico, e quindi capire quale eventuale cura o terapie o predisposizione genetica potrà avere questo bambino ad ammalare o non ammalare. E quel punto invece cascherebbe il velo, no, dell'ipocrisia, perché c'è un interesse del bambino o dell'adolescente o del giovane adulto a sapere quando lui vorrà avere dei figli, ad esempio, no? E i genitori che non hanno detto mai la verità. Quindi l'intenzione può essere dominante sulla biologia, ma se tu non dici la verità fin da subito, quella non detto diventa una menzogna pesante, forse un senso anche di tradimento nei confronti del figlio. Quindi sì, ci sono molte implicazioni, ma su cui appunto l'ipocrisia della morale dominante in Italia viaggia serena. Ecco, invece si preoccupano chiaramente un figlio di due donne o di due uomini, dopo sei mesi, un anno, anzi appena incomincia a parlare il bambino, mettiamo appena entra al nido, ti dice ma io una mamma non c'è o un papà non c'è, quindi è immediato, no, il dire la verità, non si nasconde a nessuno, neanche al figlio, il fatto che ci sia stato un donatore esterno a livello biologico per metterlo al mondo. E quindi questo aggancio alla biologia e il non dar peso alla volontarietà, si gioca qui la partita. Il peso alla biologia, che lo dà più, se vogliamo, un approccio conservatore, tradizionale, forse un senso di virilità, no? Che per cui la biologia deve, un uomo deve portare avanti come del sangue, del mio sangue, no? Questa visione, e salda anche con una visione essenzialista delle femministe, no? Prima visione anni 60, essenzialismo biologico, per cui che la biologia fa sì che tu sia una donna e non tanto come ti senti, ti percepisci, i ruoli, tutta la parte, no, più sociale, culturale, psicologica, per le essenzialiste non conta, ciò che conta è la biologia. E quindi qui si salda una visione della natura come sacra e indisponibilità della vita della bioetica cattolica, quindi comunque della morale cattolica applicata alle scelte di vita e di morte delle persone. Si salda l'essenzialismo del femminismo e una cornice, un côté, no, conservatore a livello politico. Certo. Quindi se questi tre elementi si cementificano fra di loro, capite che c'è una forza potente di resistenza alle libertà, all'uguaglianza, certo, al progresso, no? Dei modi di inventarsi la vita e la visione, ecco, di chi si è, di chi si vuole diventare, ecco, le libertà. Abbiamo solo più 5 minuti, per cui se tu sei soddisfatta delle risposte, chiediamo se c'è qualcun altro, qualcun'altra che volesse chiedere qualcosa. Ciao, grazie per questo incontro. Volevo un commento di Giorgia Sarughetti sull'articolo 29 della Costituzione. Quello, ecco, questo. E poi se devo fare un'altra domanda, l'altra domanda è sempre per Giorgia Sarughetti. cioè, come mai la famiglia, diciamo, tradizionale si è affermata come modello in tutto il mondo, anche nei paesi nei quali non c'era. Ammazza.
Non bastano, cinque minuti. Ma tanto alla seconda non so rispondere, quindi no, non lo so, nel senso che possiamo parlarne come parte di un di processi coloniali o comunque di egemonia dell'Occidente su altri modelli, perché ovviamente esistono culture nel mondo che sono matrilineari, che prevedono tutt'altro genere di organizzazione anche della vita domestica e non che della parentela, ma insomma questo entra in un ambito che è quello antropologico di cui non sono specialista, però diciamo possiamo immaginare, possiamo comunque evidenziare quello che è stato anche il ruolo sicuramente dei processi coloniali di cancellazione, no, di altre culture. L'articolo 29 è molto importante questo punto, perché il fatto che la famiglia sia definita come società naturale fondata sul matrimonio è una contraddizione, no? Come dire, non giurista, però chiaramente se uno dicesse che qualcosa è naturale fondato sul contratto, per dire, dice scusa, è naturale o fondato sul contratto, no? Perché il contratto evidentemente c'è un atto di volizione artificiale, eccetera, e comunque no, è uno costrutto giuridico, no? Quindi quello, diciamo, dagli studi attraverso cui ho cercato di comprendere, ma se c'è qualche costituzionalista può esprimersi, chiaramente lì c'è in qualche modo, tu vorresti una cosa, chiaramente storicamente nel dibattito della Costituente fu in qualche modo il risultato, no, della fusione di un articolo sul matrimonio, un articolo sulla famiglia, da cui venne fuori un po' quella curiosa espressione. Ma la cosa più interessante per quello che discutiamo oggi è questo uso di naturale, che oggi viene rivendicato, richiamato come la legittimazione ultima del fatto che esiste un unico modello familiare, che è quello costituito da un uomo e una donna, ma che chiaramente invece nell'orizzonte dei costituenti non poteva neanche lontanamente essere naturale in quanto opposto a innaturale, no? In quanto opposto a invertito, perverso, non fondato su, diciamo, la differenza tra i sessi, no? Non era chiaramente quello il senso in cui tu utilizzava naturale. Naturale era dire società naturale era l'opposto di politica, cioè quindi era l'idea di difendere, e questo era molto in realtà nelle intenzioni dei democristiani, era l'idea di difendere una sfera di azione umana dall'intrusione della politica, no? Questo, uscivamo dal fascismo, da, diciamo, regimi che hanno fortemente irregimentato la vita privata, quindi l'idea era di difendere una sfera privata dall'influenza. Questo uso di naturale va sempre ricordato, no? Perché è proprio un po' anche, insomma, è fondamentale proprio per evitare di trarne la conclusione che allora nella nostra Costituzione, no, è definitivamente depositato un unico modello familiare come legittimo, no? Come legittimato dalla Carta fondamentale. Ecco, questo secondo me è il nodo centrale nella discussione di quell'articolo 29. Naturalmente lo fanno molto meglio di me i costituzionalisti che lavorano su questi temi, però insomma anche a livello politico direi l'argomento è questo. Grazie Giorgia. Posso aggiungere una piccola... Sì? Leggendo Scalfaro, che era uno dei giovani padri costituenti, lui dice: noi abbiamo messo naturale per dire che la famiglia è un uso ingenuo di naturale, vuol dire spontaneo in qualche modo, è un'unione, esatto, spontanea, è un prius che viene prima dello Stato, prima proprio dello per Stato, difenderlo, come dicevi, esatto, tu, da una definizione dello Stato che entrava nelle dinamiche spontanee di unione delle persone, per cui quel naturale vuol dire che è proprio prima dello Stato, quindi un riconoscimento in qualche modo delle unioni spontanee di fatto fra le persone, quindi ci staremmo pure noi, anche se non era chiaramente nelle intenzioni, però certo, appunto essendo presbite, la Costituzione, come diceva anche Rodotà, ecco, potremmo starci tranquillamente noi anche in quello spontaneo, unione spontanea. Diciamo che la Costituzione, nascendo subito dopo, insomma, quel momento terribile della storia, non solo del nostro paese, è stata elaborata anche bene, ecco, dopo tutto quello che era successo. Certamente, come diceva Giorgia, alcune cose erano forse impensabili anche dal punto di vista scientifico, cioè che potessero accadere. Ma detto ciò, quello che, con il quale io vorrei chiudere è proprio l'idea per cui questa situazione che
vi è stata raccontata è una situazione frutto dello scarso coraggio della politica, di coloro che dovrebbero occuparsi delle vite dei cittadini e delle cittadine, dovrebbero occuparsene bene, nel senso dovrebbero risolvere i problemi concreti e reali che vi sono stati illustrati, e quindi smettere di essere pavidi o nascondersi dietro delle perifrasi inutili, ma oltretutto riuscire ad essere davvero in ascolto, perché soltanto ascoltando le problematiche vere, questa è una delle problematiche, ce ne sono tantissime altre che sarebbero da risolvere, soltanto ascoltando però si possono affrontare le questioni e cercare di capire come affrontarle. Ed è per questo, faccio un mega spot, che domani, sempre qui, alle 18, ci sarà un incontro voluto dal coordinamento Torino Pride, che cercherà di rappresentare quanto l'idea dei nazionalismi, quindi quei nazionalismi che poi producono quelle politiche conservatrici che Giorgia ci raccontava prima, come i nazionalismi incidono negativamente sulle comunità LGBT, non solo in Italia, ma in tutta Europa e in tutto il mondo. E avremo due ospiti stranieri che ci racconteranno le loro esperienze nei loro paesi, e quindi ci vediamo domani, e grazie a tutti e a tutte per aver partecipato. Grazie. Come ci si dovrebbe questo?